il tema di questo incontro è celiachia e sport. Abbiamo invitato il dottor Basilio Malamisura, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera dottore, consulente scientifico nazionale dell'AICI, Associazione Italiana Celiachia, e il segretario generale Teresa D'Amato. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Ringraziamo ancora il nostro sindaco, dottor Antonio Romano. Vi saluto tutti e sono veramente felice che le cose siano andate bene per quanto riguarda la manifestazione sportiva. Adesso ci apprestiamo a questo momento di riflessione su un tema veramente molto importante e sono veramente felice che abbiamo due persone che sono esperti della materia e che ci danno dei suggerimenti validi per come affrontare questa problematica, che è diventata veramente oggi un'emergenza di cui si parla ancora poco. Sì. Dunque dottore, vuole dirci che cos'è la celiachia, come viene definita? Allora, buonasera a tutti di nuovo. Molto semplicemente, la celiachia è in realtà una intolleranza alimentare. Il nostro organismo reagisce nei confronti di una proteina che è contenuta in alcuni cereali. I cereali in questione sono tre: la segale, l'orzo e il frumento. Questa proteina prende il nome di gliadina. Questa intolleranza si verifica solo ed esclusivamente in individui geneticamente predisposti. Questo vuol dire che per sviluppare la celiachia è necessario nascere con dei geni, quindi dei cromosomi, che predispongano a sviluppare l'intolleranza. Questo significa un'altra cosa, che c'è un elevato rischio di ricorrenza all'interno di gruppi familiari. Noi sappiamo che tra i familiari di primo grado di un individuo affetto da questa intolleranza, le probabilità di sviluppare la celiachia sono circa 10 volte superiori al resto della popolazione generale. Quindi capirete bene come sia importante avere molto alto il livello di guardia, non solo tra i familiari degli individui affetti, ma anche da parte di tutta la classe medica. Poi parleremo dei sintomi e quindi diciamo scenderemo un momentino più nei particolari. Sì. E quello che volevo chiederle, dottore, come si manifesta la celiachia? Quali sono i sintomi, quelli più tipici e quelli meno riconducibili a questo tipo di intolleranza? Allora, diremo subito che la celiachia, essendo un'intolleranza alimentare, ovviamente coinvolge l'apparato digerente. Quindi significa che i sintomi, almeno quelli che finora sono stati considerati più frequentemente quando si parlava di celiachia, sono sintomi intestinali, quindi legati ad un cattivo funzionamento dell'intestino. In linea di massima il paziente celiaco può avere la diarrea, può avere mal di pancia, può avere nausea, può avere difficoltà digestive, ma non è raro incontrare soggetti che magari non hanno nessuno di questi sintomi e che magari si presentano al medico perché hanno una anemia che non riescono a risolvere, un'anemia di vecchia data, una carenza di ferro molto importante. Oppure, per esempio, ci sono delle donne che hanno storie di poliabortività, quindi stiamo parlando di donne che non riescono ad avviare gravidanze, oppure individui che hanno gravi forme di osteoporosi, quindi diciamo con questa carenza di calcio nelle ossa. Quindi diciamo che stiamo parlando di una sintomatologia estremamente variabile che può interessare praticamente qualsiasi organo e apparato. Ovviamente i sintomi
cambiano un pochettino se stiamo parlando di adulti oppure se parliamo di bambini. Per esempio, nei bambini prevalgono le forme intestinali, mentre invece quelle extraintestinali sono un pochettino più rare, ma questo ovviamente non è sempre vero. Nell'adulto invece prevalgono le forme, diciamo, extraintestinali. E poi non bisogna dimenticare che ci sono tutta una serie di patologie che possono essere associate alla celiachia, e parliamo soprattutto delle patologie autoimmunitarie. Sono in altri termini delle malattie nelle quali il sistema immunitario del paziente attacca se stesso. Quali sono queste patologie autoimmunitarie? Per esempio, abbiamo degli esempi che possiamo fare. Il diabete mellito di tipo 1, cioè il diabete dei giovani, quella è una malattia autoimmunitaria. Oppure la tiroidite di Hashimoto. Questo nome così strano in realtà deve diventare molto familiare. Questo perché una donna su 5 può avere patologia tiroidea. Quindi capite bene che stiamo parlando di patologie estremamente frequenti, soprattutto nel sesso femminile. D'altro canto, anche la celiachia è più frequente nel sesso femminile, perché ci sono una serie di motivi che adesso è complicato da spiegare. Il rapporto tra uomini e donne, quando parliamo di celiachia, è di 1 a 2, quindi è almeno doppia nel sesso femminile rispetto ai maschi. Qual è la terapia per la celiachia, dottore? Allora, in realtà, diciamo, parliamo di terapia giusto perché stiamo parlando di medicina, insomma, però a me tutto sommato non mi piace, diciamo, medicalizzare la celiachia. La celiachia, abbiamo detto che può portare una marea di problemi, però nel mentre diciamo questo, diciamo che la soluzione della celiachia io la ritengo estremamente semplice. In altri termini, bisogna semplicemente evitare di assumere questa proteina con la dieta. Quindi la terapia della celiachia è una dieta. Io dico che la celiachia è una, diciamo, rappresenta una situazione assolutamente unica in tutta la patologia umana. Cioè, non esiste un'altra patologia in tutta la medicina che si possa risolvere solo ed esclusivamente con una dieta. Noi abbiamo tantissime malattie in medicina, ma non esiste una come la celiachia. Allora dico che da questo punto di vista siamo fortunati, perché stiamo parlando di una patologia nella quale l'individuo non deve assumere farmaci, non deve fare estenuanti sedute di terapie di qualsiasi tipo, deve semplicemente fare attenzione a quello che mangia, cioè deve modificare le sue abitudini alimentari. Poi parleremo un attimino un poco più nello specifico, diciamo, di che cosa significa modificare le proprie abitudini alimentari. La cosa che però mi preme sottolineare è che l'individuo celiaco, nel momento in cui inizia a fare la dieta, dopo un po' di tempo vede regredire tutti i suoi sintomi e il suo intestino recupera al 100% quella che era la sua funzione iniziale. Tutto questo a patto di essere scrupolosi e continuativi nel seguire la dieta. Cioè, questi individui non dovranno mai più assumere glutine nel corso della loro vita, perché quantità anche piccole di glutine possono riaccendere quei meccanismi che portano poi al danno dell'intestino. Ovviamente noi oggi viviamo in un periodo particolare nel quale tendiamo a pillolizzare tutto. Oggi c'è la pillola per la pressione, la pillola per il diabete, la pillola per mangiare, quella per dimagrire, per dormire, per studiare, e allora ci vuole una pillola pure per la celiachia. E quindi,
diciamo, diversi gruppi si stanno applicando a tentare di trovare una soluzione. A me non piace deludere le persone, però mi piace essere sincero. Cioè, al momento attuale noi probabilità concrete nel breve medio periodo non ne abbiamo, è meglio che lo diciamo subito. Quindi diciamo che stiamo parlando di soluzioni alle quali si sta lavorando e che potrebbero vedere la luce in un futuro, io credo, più o meno lontano. Però diciamo, mai dire mai, può succedere che tra 2 anni qualcuno si sveglia una mattina e trova una soluzione miracolosa. Ma io la ritengo molto difficile questa soluzione miracolosa, perché in realtà il sistema immunitario dell'individuo celiaco è programmato per reagire nei confronti del glutine, quindi diventa molto difficile costringere il sistema immunitario di un individuo a tollerare una proteina che lui ritiene nemica. Spero di essere stato chiaro. Ultimamente si sente spesso parlare di gluten sensitivity. Che differenza c'è tra questo tipo di insensibilità e la celiachia? Questa è un'imboscata praticamente. Dunque, è una domanda molto interessante alla quale però sinceramente oggi non esiste ancora una risposta. Con la sincerità che mi contraddistingue le dirò che al momento attuale la gluten sensitivity viene considerata una diagnosi da esclusione. Stiamo parlando di individui che stanno male quando assumono il glutine ma non hanno la celiachia. In questi casi noi dobbiamo distinguere, ci sono i soggetti che hanno altre patologie che migliorano comunque a dieta senza glutine, è il caso per esempio del colon irritabile. Se io ho il colon irritabile e faccio una dieta senza glutine sto meglio, può darsi anche che guarisco completamente, ma non ho la gluten sensitivity. Sono semplicemente un soggetto che ha il colon irritabile e che mangiando senza glutine sta meglio. Poi torneremo su questo aspetto, perché la dieta senza glutine è una cosa che fa bene a tutti e poi dopo glielo spiego. Altro è invece parlare di un soggetto che effettivamente non ha nessuna malattia, quindi non ha un colon irritabile, non ha un reflusso gastroesofageo, non ha niente. Però effettivamente tutte le volte che tocca il glutine sta male. Allora, anche in questo caso bisogna fare degli altri distinguo, perché ci sono degli individui che potrebbero avere semplicemente un'allergia al grano, che è un'altra cosa. E in quel caso le reazioni possono essere molto immediate e a volte anche violente. Insomma, diciamo che alla fine dei conti il gluten sensitivity vero probabilmente non è tanto frequente quanto ci vogliono far credere. E allora io direi che prima di confondere le idee alle persone con altre malattie, visto che già so poche, no? Allora non ce ne mettiamo ancora altre, io direi che questa gluten sensitivity per il momento lasciamola agli addetti ai lavori, perché sennò fra poco ci troveremo il 10% della popolazione affetta da gluten sensitivity. Per tornare al tema sportivo, per un atleta quanto è importante conoscere la celiachia e i sintomi ad essa correlati? Allora, per un atleta è importante, io credo, nella stessa misura in cui è importante per una qualsiasi altra persona. Tenete presente che noi abbiamo molti atleti celiaci e la celiachia non ha impedito a questi atleti, come anche a molti attori per esempio, di svolgere bene il loro compito sportivo e lavorativo quando parliamo di attori o quant'altro. Ma a questo punto devo dire addirittura che, diciamo, gli atleti possono trovare, anche se non sono celiaci, un netto beneficio dalla dieta priva di glutine, perché
La dieta priva di glutine è una dieta che ti distende meno lo stomaco quando mangi, è una dieta che ti fa accumulare meno aria nell'intestino, è una dieta che ti fa digerire più velocemente, è una dieta che ti fa sfruttare molto meglio i carboidrati presenti nell'alimento. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di vantaggi che possono tornare molto utili ad un atleta, perché insomma un atleta che fa un pasto senza glutine lo digerisce più velocemente, lo sfrutta meglio da un punto di vista metabolico, e beh, diciamo che può avere sicuramente dei vantaggi a fare questa dieta, insomma. Quindi credo che da questo punto di vista sia importante per un atleta conoscere la celiachia. Quindi anche le persone celiache possono praticare sport a livello agonistico. Senza nessunissima limitazione. E per quanto riguarda le cosiddette diete fai da te, perché io spesso sento parlare di atleti che si fanno le diete. Prego. Allora, le diete fai da te sono di vario tipo. Se uno decide spontaneamente di mangiare senza glutine perché capisce che mangiando senza glutine, come vi ho detto prima, digerisce più velocemente, sta globalmente meglio, ma lo può fare senza nessun problema. La dieta senza glutine non è una dieta per malati. La dieta senza glutine è una dieta alternativa, punto. Si tratta semplicemente di fare delle scelte alimentari diverse. Altro è l'individuo che si mette a dieta perché fa dei test strani, quei test che oggi si trovano in farmacia, ai quali insomma io invito tutti a fare molta attenzione, insomma, cioè sono dei test che vanno comunque valutati comunque da un nutrizionista, perché se io scopro con quel test che devo eliminare, cioè vengo invitato ad eliminare alcuni alimenti dalla mia dieta, potrei correre il rischio di costruire una dieta che sia carente. Allora, quindi bisogna fare molta attenzione. Molto spesso queste diete vengono utilizzate per perdere peso. E allora si fanno questi test, dici no, io sono risultato intollerante al frumento, al latte, all'olio di oliva, a qualche altra, alla carne di maiale, e allora praticamente gli togliono pane, pasta, salumi, olio, mozzarella, latte, e ci sono dimagrito, grazie, non mangiate più niente, insomma. Allora bisogna fare molta attenzione, insomma, cioè quindi sono diete che vanno valutate sempre da un punto di vista nutrizionale, perché sennò altrimenti il rischio di sviluppare delle carenze nutrizionali è molto forte. Grazie dottore. Adesso volevo chiedere alla signora D'Amato qual è il ruolo dell'associazione. Di nuovo buonasera a tutti. Il ruolo dell'associazione. Allora, la celiachia in casa, tra le nostre mura domestiche, è facilmente gestibile. Ognuno di noi trova la soluzione, si adatta, si adopera per offrire al proprio figlio o a se stessi un servizio quanto meglio si possa chiedere, no? Il problema poi invece sorge quando usciamo di casa, e quando usciamo di casa c'è tutta la società che non conosce le nostre esigenze, non conosce i nostri disagi, non capisce perché non andiamo in chiesa a prendere la comunione la mattina, la domenica mattina, non capisce perché non andiamo al bar a consumare nella prima colazione, non capisce perché non andiamo in pizzeria a sederci con i nostri amici e mangiare la pizza senza glutine. E quindi tutte queste cose poi diventano un problema per il celiaco, diventano l'isolamento, diventano un autolesionismo molte volte, perché il celiaco patisce psicologicamente questi gravi disagi. E allora l'associazione è nata 30 anni fa, anzi per la verità 33 anni fa, opera su tutto il territorio nazionale proprio per fare corretta informazione,
aiutati da medici, da valenti professori che mettono al nostro servizio le loro, la loro professionalità, la loro competenza per aiutarci a far capire alla gente nel modo giusto e semplicemente cosa bisogna fare per dare una mano a noi. Non ci vuole niente, solo tanta attenzione, molta cura per il prossimo, molto amore per il prossimo e adoperarsi a rendere i propri esercizi commerciali, perché anche il salumiere, per esempio, no? Deve attivarsi, deve approvvigionarsi di quei prodotti che noi possiamo consumare, perché se è pur vero che il glutine è contenuto nel grano, nella segale e nell'orzo, come diceva il dottore, è anche vero che le grandi industrie invece lo utilizzano come additivo, come conservante, come colorante, e per cui noi molte cose che si trovano nella grande distribuzione non le possiamo mangiare. E allora ecco perché dicevo il salumiere che deve approvvigionarsi del prosciutto senza glutine piuttosto che della marmellata o delle caramelle e così via. E poi molto importante è anche la nostra presenza nel settore ristorativo. Noi facciamo corsi di formazione, cerchiamo di stimolare i ristoratori a rendersi edotti in materia per poter fornire dei pasti che siano garantiti senza glutine, perché poi in quel caso il problema non è solo il prodotto che si usa, ma anche l'attenzione alla contaminazione esterna, perché preparare un pasto senza glutine utilizzando materie prive che sono consentite al celiaco, ma contaminarlo su un piano di lavoro o in una pendola non ben lavata o cucinandolo in un'acqua di cottura già precedentemente utilizzata per della pasta, sicuramente significa danneggiare queste persone. E allora tutte queste cose e molte altre, veramente chiudiamo il cerchio a 360 gradi, siamo nelle scuole con i bambini a far capire quanto è importante mangiar bene anche per un bambino celiaco, e che consumare una merendina senza glutine non significa poi diventare malati o mangiare una merendina di un malato nel modo più assoluto, anzi mangiare senza glutine, lo diceva il dottore, è senz'altro più sano per tutti quanti. L'associazione promuove anche la ricerca scientifica? Allora, per quanto ci riguarda sì, per la celiachia siamo solamente noi soci iscritti all'associazione, perché poi devo sottolineare che è un'associazione di volontariato, è una onlus, quindi non abbiamo scopi di lucro, e siamo noi che con le nostre quote associative annuali contribuiamo e diamo quei pochi fondi alla ricerca. Devo dire che anche in Campania, in particolar modo al centro di ricerche di Avellino, abbiamo dei valenti professori, dei valenti ricercatori che si stanno dando da fare proprio per studiare delle alternative a quella che è la dieta, ma non lavorando su quello che potrà essere un medicinale, piuttosto sui cereali che invece possono essere a noi consentiti. Quindi effettivamente diamo un grosso contributo anche in questo senso, e ne approfitto per chiedere a tutti e per divulgare quanto più possibile che si può aiutare il celiaco facendo la scelta di devolvere il 5 per mille sulla propria dichiarazione dei redditi, per cui aiutateci a migliorare la nostra vita. Grazie. Grazie a voi. Sì. Sì, noi abbiamo un sito internet che è www.celiachia.it, sul sito troverete tutte le informazioni, abbiamo inserito anche la manifestazione di questa sera. Io faccio i miei complimenti ad Alessia, che, insomma, con la quale condividiamo questa grossa avventura del vivere senza glutine, al sindaco e a tutta la popolazione che ci hanno accolto e ci hanno inseriti. È grazie a questi piccoli passaggi che noi miglioriamo anche le conoscenze e quindi miglioriamo quello che a noi serve. Grazie.
Vorrei invitare sul palco il dottor Giuliani, presidente della Running Camerota, che ha promosso l'incontro. Buonasera. Beh, io ho promosso l'incontro sollecitato dalla coordinatrice di zona dell'Associazione Italiana Celiachia. Sono io a ringraziare voi. Oggi abbiamo sottolineato che la celiachia, come diceva il dottore, non deve essere inquadrata in senso stretto come una patologia, è un qualcosa con il quale si può convivere e soprattutto che non deve essere limitante per chi fa sport. Grazie a voi. Buonasera a tutti, grazie. A questo punto salutiamo il dottore, ringraziandolo nuovamente, la signora Teresa. Buonasera. E possiamo procedere con la premiazione? Sì.